Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Usa un cacciavite a stella per togliere le 6 viti di fissaggio della flangia del filtro dell'aria. Rimuovi il tubo facendo leva con un cacciavite piatto. Usa un becco di pappagallo per avvicinare le due estremità dell'anello di sostegno e liberarlo. Poi fallo scivolare verso il debimetro dell'aria. Adesso puoi staccare il condotto d'accesso. Togli la flangia e spostala di lato perché non ti sia di impiccio nei passaggi successivi. Togli il filtro dell'aria. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico! Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Inserisci il nuovo filtro dell'aria. Assicurati che il bordo di gomma sia inserito bene nella sua sede. Rimetti a posto la flangia. Usa le pinze multiuso per rimettere a posto il condotto d'entrata dell'aria e poi anche l'anello di sostegno. Questi anelli sono molto difficili da rimettere a posto. Trucco! Comprimi l'anello con la pinza e inserisci due cacciaviti per aumentare il diametro dell'anello. Potrai così fare presa più facilmente e comprimerlo del tutto. Riavvita le 6 viti di fissaggio della flangia. Riconnetti il tubo. Operazione conclusa. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.